Fate il momento dell'ospitata, il primo ospite questa sera, andiamo proprio di fretta perché il tempo ci corre dietro. In collaborazione con Dragonfly Edizioni, abbiamo con noi Andrea Ansevini. Buonasera Andrea. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Officina. Questa sera Andrea viene qui per presentarci il suo romanzo che si intitola Morte nell'acciaieria. Esatto. Si parla di un thriller, giusto Andrea? Sì, un thriller con qualche piccola sfumatura horror. Allora facciamo così, senza, dato tu sei molto abituato, perché so che insomma che fai interviste anche tu, che comunque stai anche tu molto dietro al microfono e dietro anche alle telecamere, ti lascio campo libero, senza spoilerare tanto, spiegaci cos'è Morte nell'acciaieria. Sì, in breve, proprio diciamo durante una tranquilla giornata di lavoro, tranquilla la mettiamo tra virgolette, viene ritrovata una mano all'interno di un'acciaieria in America sul fine degli anni 60, primi anni 70, e tra gli operai esplode subito il caos. Tutti si interrogano di chi è questa mano. Purtroppo, non riuscendo a fare chiarezza più di tanto, deve intervenire la polizia. In questo caso interviene il tenente Denver e da subito si deve capire se è un incidente premeditato oppure in un furtino sul lavoro. E a quel punto lui cosa fa? Convoca tutti quanti gli operai, uno a uno, li inizia a interrogare e si scoprirà poi che la mano appartiene al capo reparto Bob Smithin. E si scoprirà tutti quanti gli operai, chi più chi meno, tutti ce l'avevano con questo capo reparto. Però purtroppo durante diciamo questi interrogatori succederà proprio un infortunio sul lavoro dove un operaio perderà pure un braccio e a quel punto non si capisce se questa mano è appunto o un omicidio premeditato o appunto come detto un infortunio sul lavoro e a quel punto di più non posso svelare perché posso dirvi solo che ci metterà il povero Jacob Wright che è un operaio che ha la passione per la scrittura perché spesso viene sorpreso a scrivere, si distrae continuamente durante il lavoro e perderà il posto. Lui anni dopo scriverà questo libro dove dirà quello che è successo veramente e qui mi fermo che non vi basta, altrimenti non se lo prendono più il libro, Andrea. Ecco. Cosa interessante del tuo libro è che tocca le morti bianche, no? Insomma gli infortuni sul lavoro, i decessi nell'ambito sì, lavorativo. Esatto. Tocca anche cose sempre molto attuali. È un libro di denuncia, tra l'altro sì, molto attuale, perché in Italia, però stavolta, come tanti miei libri precedenti, questa volta è ambientato in America. Per fare una cosa diversa dal solito. E come mai la scelta dell'America? Perché? La scelta proprio perché sul fine degli anni 60, primi anni 70, iniziavano a fiorire le acciaierie in America, allora mi sono detto voglio fare una cosa diversa dal solito e l'ambiento in America. In più poi per cambiare anche i nomi dei personaggi, perché io in tanti miei libri diciamo ci metto dentro me stesso o come protagonista o come un amico del protagonista e qui mi sono messo nei panni di Jacob Wright, l'operaio che ha la passione per la scrittura. E quindi anche un po' un altro motivo per la passione mia per la musica, infatti quello che muore, il capo reparto che viene trovato morto, si chiama Bob Springsteen, ma non ha nulla a che vedere con Bruce Springsteen, sarebbero due nomi e cognomi messi insieme, Bob sarebbe Bob Marley, Springsteen appunto sì, Bruce Springsteen, appunto che non ha nulla a che vedere con il famoso boss, un miscuglio di nomi, Denver sarebbe John Denver, che perché lui ha un passato che il padre pure è tenente, che è morto di un incidente aereo, come realmente è morto John Denver di incidente aereo, quindi c'è anche questa mia passione per la musica, perché prendo spunto a tutte cose che mi capitano, delle situazioni che sento, elaboro appunto questi romanzi, diciamo molto verosimili alla realtà, dove chiunque lo legge ci si può ritrovare. Quindi il lettore viene comunque immerso e si ritrova negli ambienti e nei personaggi, insomma, che può leggere nel tuo romanzo. Sì, perché tanto anche in questo qui della serie ognuno si può ritrovare magari in qualche operaio, in qualche operaia e quindi chiunque ci si può ritrovare in quelle situazioni perché tanto purtroppo tutti facciamo i nostri lavori con le cose positive e negative che il lavoro ci comporta e quindi ci si può rispecchiare chiunque perché sì, purtroppo come abbiamo detto le morti bianche ci sono e purtroppo non si possono guardare un po' il TG, comunque la cronaca ogni 2x3 c'è un incidente sul lavoro, sì, infatti, purtroppo. Sono notizie sotto gli occhi purtroppo di tutti, in questo caso sotto gli occhi del lettore quando andrà a leggere questo libro. Ci vuoi dire dove si può trovare il tuo libro? Sì, si trovano su Store, su Amazon, IBS, si può trovare, per chi ha il Kobo è disponibile anche in Kobo, oppure se uno lo vuole lo spedisco anche io di persona con tanto di dedica personalizzata. Ah, che bello! Ok, quindi se uno volesse avere un libro con la dedica e autografato da te, può venirti a trovare dove?
Io vivo a Polverigi, un paese della provincia di Ancona, se no li spedisco anche, comunque come ho già fatto, anche tramite Piego dei Libri, li spedisco in tutta Italia, chiunque me ne fa richiesta lo spedisco tranquillamente. Sì, ma se uno ti vuole venire a contattare per avere una copia anche sui social, sì, dove ti deve cercare? Se uno mi volesse contattare sui social ho tutti i canali, ho Facebook proprio come Andrea Ansevini, ho proprio una pagina Facebook che si chiama come Andrea Ansevini, Twitter, Instagram, sempre come Andrea Ansevini, basta che lo scrivete da Google, vi state al mondo, YouTube, chi più ne ha più ne metta. Sei dappertutto. Sì, infatti è onnipresente, anche perché fra l'altro noi ci seguiamo, io e Ansevini ci seguiamo a vicenda, quindi so che su TikTok, giusto? Ah sì, su TikTok, su Instagram, su Facebook. No, perché su Instagram sì, anche no, con il profilo. E poi c'è anche, e poi se ovviamente se volete ordinarlo tramite il sito ufficiale della Dragonfly Edizioni, andate pure su dragonflyedizioni.it se non mi sbaglio e potete ordinarlo direttamente. Comunque googolate. Abbiamo due messaggi per te, Andrea. Complimenti, sì, all'autore, trama avvincente e molto interessante, da Anna Solare. E poi? Ringrazio tanto. Un attimino. Allora, poi grande Andrea Ansevini. E questo da Andrea Concolino. Allora, ringrazio anche il mio omonimo. Sì, infatti. dobbiamo, allora, facciamo un piccolo riassunto. Morte nell'acciaieria di Andrea Ansevini, edito dalla Dragonfly Edizioni. Cercatelo se vi va, acquistatelo, oppure se volete direttamente da Google, cioè dagli store, oppure se volete contattare Andrea Ansevini su qualsiasi social e fatevi inviare la copia autografata che merita tantissimo. Bene Andrea, noi ti ringraziamo, grazie di essere stato qui con noi e noi dobbiamo adesso passare una richiesta di una nostra radioascoltatrice che si chiama Rosalba Savini, che ci ha chiesto una canzone di Runaway Three Doors Down. Andrea, grazie tante di essere stato con noi, ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie a voi e grazie a tutti quanti e alla prossima. Buona serata. Quando vuoi Andrea, noi quando tu vuoi noi siamo qui, qualsiasi progetto futuro, sai come contattarmi e ci ritroviamo. Sì, sì, va benissimo, ok, grazie di nuovo. Posso aprire solo una piccola parentesi veloce? Sì, sì. Se è veloce sì. Sì, sì, che non ho detto che praticamente su YouTube c'è anche il book trailer, che praticamente c'è proprio una presenza di Maria Giovanna Elmi e di Giancarlo Giannini, il nostro attore che tutti conosciamo, con un vocale. Questo qui mi ero scordato di dirlo, l'ho preciso adesso alla fine. Va bene, benissimo. Va bene. Ok, perfetto, grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie.